una tragedia annunciata. Gli abitanti di Arzachena, in provincia di Sassari, sono sconvolti. La sera del 27 dicembre, l'orafo Giovanni Fresi è stato ucciso a bastonate dal figlio Michele, un giovane tossicodipendente. È stata una tragedia preannunciata, poiché il giovane aveva già causato diversi episodi turbolenti e ogni volta suo padre Giovanni era intervenuto per aiutarlo, cercando di calmarlo e riportarlo a casa. Tuttavia, questa volta, è accaduto qualcosa di diverso. La sera del 27 dicembre, Michele ha seminato il panico nel centro della città. Un delirio protrattosi per 45 minuti che ha portato alla tragica morte del padre, colpito ripetutamente con una mazza alla testa. Giovanni è spirato sull'orlo della strada, dopo un'agonia di quasi 2 ore. La follia omicida del giovane è iniziata quella stessa sera, mentre si trovava a casa con la sua fidanzata. I due avevano fatto uso di droghe e, sotto l'effetto degli stupefacenti, Michele ha riversato la sua furia sulla ragazza. Poi il giovane aveva abbandonato la casa e cominciato a girovagare per Arzachena. È stata la giovane di 24 anni, terrorizzata, a chiamare i carabinieri. «Mi ha picchiata», ha riferito ai militari che l'hanno soccorsa e portata in ospedale, dove i medici hanno constatato lievi ferite al viso. A quel punto i carabinieri hanno avviato la ricerca di Michele. Il giovane è stato individuato anche grazie alle segnalazioni dei cittadini che avevano avvertito della presenza di un uomo scalzo e a petto nudo, in evidente stato di agitazione. La comunità lo conosceva bene. Non era la prima volta che, in preda a un raptus, seminava il panico. Quando è stato fermato, però, il giovane ha rifiutato le cure. I carabinieri hanno quindi chiamato il padre, Giovanni, affinché potesse intervenire per calmare la situazione, come aveva fatto in passato. L'orafo si è precipitato sul luogo per riportare a casa il figlio. Sembrava che la situazione fosse sotto controllo, ma il peggio doveva ancora avvenire. Una chiamata al 112 ha segnalato un uomo con un bastone che minacciava il conducente di un'auto vicino al bar del centro. I clienti erano barricati all'interno. I militari sono intervenuti prontamente cercando di fermare il giovane. Tuttavia, durante lo scontro, 2 agenti sono rimasti feriti, colpiti al viso e alle braccia con una mazza. Nel frattempo, se il 27enne era tornato al bar, dov'era suo padre Giovanni? Il dubbio si è trasformato in tragedia quando alcuni passanti hanno lanciato l'allarme. C'è un uomo a terra. L'orafo giaceva su una strada adiacente, in una pozza di sangue, privo di coscienza e con gravissime lesioni alla testa. Giovanni è stato prontamente soccorso e portato in ospedale, dove i medici hanno lottato per salvarlo. Sfortunatamente, ogni sforzo è stato inutile. L'orafo è spirato dopo 2 ore di agonia a causa delle ferite profonde. Nel frattempo il figlio è stato arrestato per omicidio. Il ragazzo è rimasto in silenzio, rifiutando di rispondere alle domande dei carabinieri sul motivo per cui avesse attaccato il padre. Solo quando gli effetti della droga si sono dissolti, ha chiesto assistenza al suo avvocato. «Come sta, papà?» Una domanda cruciale emerge. Come potrebbe esserci stata una momentanea perdita di controllo, un blackout, in cui il 27enne non fosse consapevole delle sue azioni nei terribili 45 minuti di follia? Questo potrebbe diventare un punto su cui la difesa potrebbe concentrarsi. È stata posta in discussione la capacità del giovane di intendere e volere al momento del delitto. Attualmente si trova in carcere, in attesa che gli inquirenti, basandosi su analisi scientifiche e immagini di videosorveglianza, ricostruiscano le fasi che hanno portato a questo tragico evento. La comunità di Arzachena è sconvolta dalla tragica fine dell'orafo. Giovanni Fressi era una figura di spicco nel paese, noto per la sua bontà e amato da tutti. Daniela Filigheddu, un'amica stretta della vittima, ha condiviso il suo dolore su Facebook. «Il dolore più grande è che questa tragedia poteva essere evitata, perché tutti erano a conoscenza della tossicità e dell'instabilità di Michele. C'era tutto il tempo di salvare la vita di Giovanni, se non si fosse dovuto aspettare l'arrivo dei carabinieri di Olbia, a 40 km di distanza. Le persone che hanno sentito le urla potevano salvare la vita a Giovanni.